Purtroppo erano ancora in molti, per convinzione o per vigliaccheria, a sostenere il regime e l'aiuto fornito ai partigiani rappresentava un grosso rischio. Ed è probabilmente proprio a causa di una delazione che il 18 ottobre del 1943 Giuseppe Chiappero cade vittima di una retata e viene tratto in arresto, così come altri compagni di sventura. E quel giorno tutto quello che è accaduto è stato frutto di una delazione, e questo è un altro, diciamo, aspetto molto diffuso e frequente che si verificava in quei tempi, cioè di persone che, di cui non si poteva fidare, magari anche soltanto per delle ripicche, magari per motivi anche lavorativi o quant'altro, avevano comunque fatto sì che queste persone, tra cui mio nonno, venissero identificate. Giuseppe Chiappero, il prezzo della libertà. Storia di un pinerolese ucciso dai nazisti ad Artheim,